Altri esercizi sono proposti in questo file. I primi due sono proprio semplici, infatti il primo chiede di convertire in decibel l'intensità sonora di 10 alla meno 8 watt al metro quadrato, immaginando che sia l'intensità sonora di un frigorifero a un metro di distanza. È facilissimo perché 10 alla meno 8 è 4 ordini di grandezza più grande di 10 alla meno 12, che è la soglia di udibilità. Questi 4 ordini di grandezza diventano 40 decibel. Il secondo è il contrario, chiede di trasformare 20 decibel in watt al metro quadrato. Anche qui si fa subito, è semplicissimo, perché 20 decibel, a parte il fattore moltiplicativo 10, vuol dire 2 ordini di grandezza. Quindi dobbiamo risalire di 2 ordini di grandezza a partire dalla soglia di udibilità che è 10 alla meno 12 watt al metro quadrato. Risalendo di 2 ordini di grandezza arriviamo a 10 alla meno 10 watt al metro quadrato. Anche il terzo esercizio è semplice, basta applicare la formula dell'intensità sonora, e cioè questa con la potenza emessa dalla sorgente e la distanza R dalla sorgente. Infatti c'è una sorgente sonora che emette 500 J di energia al minuto. Si conosce la distanza alla quale bisogna calcolare questa intensità, 10 metri e 20 metri, e quindi è proprio l'applicazione immediata di questa formula. L'unica cosa a cui bisogna stare attenti è che la potenza va espressa in watt al metro quadrato, cioè no, in watt al secondo, in watt, cioè joule al secondo, in watt, mentre invece non è data in joule al secondo, ma in joule al minuto. Basta dividere per 60, perché se questa sorgente emette 500 joule in un minuto, cioè 60 secondi, emette 60 volte di meno in un secondo. E 500 diviso 60 fa 8,3 periodico joule al secondo, cioè 8,3 periodico watt. Adesso basta sostituire questi 8,3 periodico watt qui al posto della potenza e sostituire una volta 10 metri, una volta 20 metri, e si calcola l'intensità che questa sorgente genera alle due distanze di 10 e 20 metri. L'ultimo esercizio è appena più complicato. C'è una persona che ascolta i suoni di due sorgenti sonore diverse e li sente con la stessa intensità questi suoni. Però la potenza di una sorgente è il triplo dell'altra e quella più potente sta a 200 metri di distanza dalla persona. Bisogna scoprire a che distanza si trova la sorgente più debole. Intanto è chiaro che se la persona sente la stessa intensità, vuol dire che la sorgente più debole è più vicina. Però sarebbe sbagliato dire che sta a un terzo di distanza rispetto all'altra che ha una potenza tripla. Questa è la situazione, la persona, le due sorgenti. Sappiamo che l'intensità del suono nel punto P è uguale, quindi IA uguale IB, e applichiamo la definizione di intensità sonora, la potenza della sorgente diviso l'area della superficie sferica di dato raggio. In questo caso il raggio è RA, il raggio della prima superficie sferica, che è anche la nostra incognita, e l'altra distanza invece è 200 metri RB. Le potenze non sono uguali, invece PB sappiamo che è il triplo di PA. PA si semplifica e abbiamo un'equazione con una sola incognita, che è la distanza della sorgente debole dalla persona. Basta ricavare questa distanza e viene che il suo quadrato è un terzo del quadrato dell'altra distanza. Facendo le radici quadrate, la distanza RA è RB diviso radice di 3, e quindi non diviso 3 come poteva venire da dire all'inizio. Quindi bisogna prendere la distanza della sorgente potente, 200 metri, e dividerla per radice di 3, 115 metri.